Ho ricevuto parecchie domande sul narcisismo e quindi oggi provo a rispondere a un po' di queste domande cercando di specificare alcune cose. Uno di voi scrive: più ascolto le descrizioni di tratti distintivi di questi soggetti e più mi rendo conto che si parla di un buon 70% delle persone. Io non faccio statistiche, però sicuramente si tratta di un numero considerevole. Non per niente oggi parliamo di società del narcisismo, dove è talmente diffuso questa forma di egocentrismo da permeare tutti gli ambienti. Una precisazione che ribadisco: attenzione, perché nella psichiatria, quando si parla di narcisismo, si parla di disturbo narcisistico di personalità. Ora, questa è una patologia psichiatrica non così comune e diffusa da trovarla in giro facilmente per strada, per così dire. Quello di cui parliamo invece quando diciamo narcisismo è una patologia molto più comune che può colpire chiunque. Si tratta di una forma nevrotica abbastanza grave per quello che ho già detto, ma non è psichiatrica, non ha la diagnosi, non gli hanno messo nessun timbro, voi non lo riconoscete perché ha dei tratti molto comuni a tutte le persone. Il narcisista nevrotico conduce una vita apparentemente normale, ha una compagna, ha dei rapporti con l'altro sesso, ha dei figli spesso, ha un lavoro. Solitamente è un lavoro di successo perché è una persona brillante e quindi riesce molto bene nei luoghi dove è importante comandare, cioè sa esercitare il potere. Infatti uno di voi mi parla esattamente di questo problema, ovvero sia il narcisista sul posto di lavoro. Questa persona dice: il mio capo è così, l'azienda gli ha dato dei poteri illimitati. Spesso io e i miei colleghi dobbiamo subire le sue angherie, il problema è che ci rimette tutta l'azienda. Spesso il narcisista riesce a prendere dei posti di potere, comanda, è un direttore fantastico, è un dirigente e lo fa in un modo lucido, brillante, però spesso nella sua modalità di dirigere gli altri vede solo se stesso. Quindi l'azienda potrebbe anche andare male a causa del suo disturbo narcisistico, e certamente, come dice questa persona, i lavoratori spesso perdono voglia di lavorare, coinvolgimento nel lavoro perché non si sentono riconosciuti in alcun modo. Anzi, poiché il narcisista ha un pensiero un po' paranoico, gli altri non possono far carriera, non possono emergere dal gruppo in cui lui li ha sottomessi tutti. Perché lui deve comandare, gli altri sono pericolosi. Ho fatto un video sulla paranoia sociale, io credo che sia molto attuale oggi, perché segue il problema del narcisismo, consegue. Un'altra persona mi scrive: ma e quando un narcisista vuol fare un figlio? Io ho notato che quasi tutti i narcisisti ti propongono di fare un figlio anche dopo un mese di conoscenza. Vero, vero, hanno fretta. Ma per quale motivo agiscono in questo modo? Lo vogliono davvero? Ma chi lo sa, ma forse anche sì, ma non è che vogliono un figlio per avere un soggetto davanti, vogliono la riproduzione di loro stessi, vogliono un altro che sia come loro, uguale a loro. Non abbiate fretta, usate prudenza. Non ha senso che dopo un mese una persona cominci subito a dirti: andiamo a vivere insieme, facciamo un figlio, mettiamo su famiglia. Calma, calma, se è un rapporto serio durerà nel tempo e quindi c'è tempo, ecco un modo di cominciare a verificare le situazioni, rallentare laddove l'altro vuole accelerare. Non stiamo parlando di anni, stiamo parlando di un mese. Calma, non fare un figlio con una persona dopo un mese. La stessa persona poi mi chiede di parlare della vita intima del narcisista. Allora io questo lo rimando anche perché bisogna avere notizie di queste cose. Io non ne ho tante, non è facile che le persone parlino della loro vita intima.
e i narcisisti non ne parlano con uno come me, quindi aspetto notizie da chiunque me le voglia fornire. Pensaci.